Ritirare un premio importante come il Premio Internazionale Navarro per l'impegno contro la devianza sulla rete è sicuramente motivo di soddisfazione. E motivo di soddisfazione, e di questo ringrazio il patron del premio, il professore Enzo Randazzo, il Lions Club eh, di Sambuca di Sicilia, luogo dove è nato il grande Navarro, il grande scrittore Navarro, lo ringrazio perché significa Consapevolezza, sensibilità verso un tema ehm, che ci coinvolge tutti, la lotta contro il cyberbullismo, il sexting, il revenge porn, la lotta contro la violenza sulla rete è qualcosa che ormai occupa giorno dopo giorno le cronache quotidiane. Sentiamo eh, tutto quello che sta accadendo, bambini picchiati eh, dopo che hanno visto la serie su Netflix eh, Squid Game, ehm, situazioni che riguardano anche una commistione tra la, la realtà e il virtuale. C'è bisogno di un impegno concreto, di una forte alleanza educativa, c'è bisogno di una scuola per genitori, c'è bisogno di parlare eh, di questi temi e dopo la pandemia saremo ancora più provati perché le nostre ore trascorse in rete aumentano di giorno in giorno e anche quelle dei nostri figli. Quindi grazie al premio internazionale Navarro, ma soprattutto l'impegno, questa battaglia di civiltà per un uso consapevole delle tecnologie deve continuare.